Tra i tanti volontari di oggi, un volontario d'eccezione, la medaglia d'oro, Giuseppe Seimandi, che viene da un'esperienza da pochi giorni eccezionale. Sì, diciamo che è un'esperienza molto valida ai War Games a Taipei e più precisamente a Kaohsiung, quindi in Taiwan. È stata un'esperienza unica, come Italia abbiamo vinto sei medaglie e quindi diciamo siamo stati i primi nel medagliere. Io personalmente ho vinto una medaglia d'oro, abbiamo vinto in seguito un secondo oro, tre secondi posti e un bronzo. Quindi, eccezionale, sempre arco nudo. Arco nudo, sì, diciamo che è sempre stata la mia passione, quindi per adesso vado avanti in questa maniera, poi magari in seguito si cambierà. Speriamo di no. Comunque, che prospettive hai per il futuro? Prospettive, speriamo adesso nelle prossime trasferte di fare altrettanto bene, vincere altri ori. Ci troveremo sicuramente a Latina, al Mondiale 3D, che si svolgerà a settembre. Quindi speriamo anche lì di essere ancora una volta primi nel medagliere e confermare questa trasferta a Kaohsiung. E come attività di volontario, com'è la tua esperienza? Attività di volontario, diciamo che cerco di dare una mano in questo campionato italiano targa a tutti quanti gli altri miei, diciamo, compagni di squadra e di compagnia, e cerchiamo di appunto fare varie attività tra le quali cambiare le targhe, mettere a posto i paglioni, dare una mano come bibite. Un campione umile. Sì, diciamo che a me piace essere appunto abbastanza terra terra senza essere, diciamo, troppo visto. Come il tiro con l'arco, dove tutti fanno un po' tutto, no? Questo, diciamo che è uno sport importante, essere molto umili e tranquilli e soprattutto essere consapevoli del fatto che che uno può anche perdere questa forma smagliante e calare un pochino nei risultati. Grazie di questa tua interpretazione dello sport. E questo campionato, Torino è sempre il primo nella spettacolarità, quindi anche in questo campionato sta dando molto nell'immagine. Sicuramente una città stupenda, io sono anche di questa città, quindi sicuramente è un motivo in più per essere onorato nell'essere appunto qua a dare una mano a questo campionato italiano targa. In più, appunto, sicuramente è un posto dove appunto si può svolgere un campionato splendido, in quanto è uno stadio molto valido e molto ampio, quindi spazio diciamo che ce n'è molto. Bene, in bocca al lupo come volontario e soprattutto come campione. Sì, appunto, speriamo, soprattutto sotto quell'aspetto di fare bene. Grazie.